Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network, focus sempre sul coronavirus. È arrivato a 325 il numero dei contagiati in Italia, 259 in Lombardia e per la prima volta sono coinvolti anche minori di cui l'infezione è più leggera. Queste le parole del presidente della Lombardia Attilio Fontana. Sono 4 in tutto i minorenni risultati positivi in Lombardia. Una bambina di 4 anni, 2 di 10, un ragazzo di 15. 2 di loro sono in ospedale, una a Pavia e l'altro a Seriate in provincia di Bergamo. E sono 11 le persone decedute risultate positive al coronavirus in Italia. Le ultime vittime sono una 76enne di Treviso, un 84enne di Nembro, Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 di Codogno, entrambi questi ultimi due in provincia di Lodi. Dimessa invece una paziente di Padova, per lei attivato l'isolamento domiciliare. E ieri il presidente della regione Veneto ha incontrato i rappresentanti del mondo produttivo e delle istituzioni della regione al centro operativo della protezione civile di Marghera, dove ha confermato il massimo impegno della regione e ha chiesto aiuto a tutti per gestire in maniera unitaria e coordinata l'attuale fase di emergenza. Allarme da parte anche del turismo congressuale e degli eventi, settore trainante del turismo. È stimata in oltre 1,5 miliardi di euro la perdita economica che le imprese del settore dei congressi e degli eventi subiranno nell'arco di un solo mese a causa dell'allarme del coronavirus. Molte regioni, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono state spinte infatti a vietare sul proprio territorio lo svolgimento di eventi e manifestazioni. Il nostro è un grido d'allarme che chiede risposte immediate e precise, sostiene Alessandra Albarelli, presidente dell'Associazione Italiana dei Congressi e degli Eventi, Federcongressi ed Eventi. E ricordiamo infine che è attivo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40 per informare i cittadini sul virus. I tecnici della regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma non hanno alcun sintomo o presentano sintomi lievi non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale, devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della regione 846 23 40. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.